ci sono e ci devono essere, e penso che la partita scorsa la squadra lo ha dimostrato, seppur non è stato facile assolutamente, dobbiamo dirlo, perché in un clima di felicità, di festa, di gioia, una settimana dove c'è stata tanta festa, tanti rallegramenti, tante pacche sulle spalle, è chiaro che non è facile per un ragazzo, per dei ragazzi che sono stati sotto pressione per tanti mesi, sempre a 300 all'ora, con la testa, con lo spirito, con le gambe e con il cuore, andare e continuare su quei livelli lì. Però anche con Lanciano si è cercato di fare il massimo, purtroppo non siamo stati bravi a mettere la palla dentro, perché di occasioni ne abbiamo create abbastanza, anzi molte, però non abbiamo avuto la bravura di concretizzarle, e dovremo cercare di continuare, anche perché periodo, nonostante tutto, anche di valutazioni, e continuare a lavorare con la testa giusta sulle gare, per continuare a dare continuità alle prestazioni e ai risultati, e per fare ulteriori, come dicevo appunto, ulteriori verifiche. Andiamo ad affrontare anche una squadra che, se non la vai a affrontare con tutti i criteri giusti di rispetto, di organizzazione, di attenzione, di mentalità, rischi, perché il Cittadella è una delle squadre più in forma del campionato, lo dicono nelle ultime 8 partite, 9 partite, non so se ne ha vinte 7, e le ultime 4 le ha vinte sicuramente in maniera consecutiva, ha fatto un grande percorso, è un gruppo di lavoro che lavora insieme con lo stesso tecnico da più anni, ha inserito dei giocatori anche giusti, e quindi ora sta vivendo un periodo di campionato brillantissimo, e dovremo affrontarla con grande attenzione e grande concentrazione. Marisca sta portando avanti, sta meglio, sta molto meglio, ma per domani no. Può recuperare, diciamo, sta recuperando, farà una settimana lavorativa giusta, perché questo fastidio, benedetto fastidio, sembra sia scongiurato, e quindi bene così. E Eros si è messo a disposizione con la testa, con il cuore, con tutto quello che sono le sue caratteristiche, e ha avuto, come tantissimi altri, direi tutti, altri giocatori che sono qui, una crescita esponenziale sotto tutti gli aspetti, sia fisica che mentale, che tecnica, tattica, ma questo non riguarda solo lui, direi che riguarda tantissimi giocatori, difesa 3, difesa 4, guarda, noi in corso di partita, noi stiamo giocando già a 4, se tu vedi quando la palla è da un lato, Lazar si alza molto e andiamo a 4 dietro, o addirittura a 3, noi dobbiamo essere bravi a saper adattarci a secondo dove è la palla, a saper cambiare a secondo se la squadra avversaria gioca con una punta o con due punte, e quindi andare a modulare questo tipo di atteggiamento sia sugli esterni che nello scivolamento della linea difensiva, e andarla a proporre in partita in corso, al di là del modulo iniziale o del modulo, perché quando sapremo fare questo in maniera giusta, in maniera coordinata, con caratteristiche giuste, sapremo essere anche imprevedibili, perché potremo andare a alzare un esterno da una parte, andare a scivolare a 4, quindi giocare su una punta centrale con due difensori soli invece che con 3, e andare a guadagnare la superiorità numerica in mezzo al campo, saltando fuori con un centrale da in mezzo al campo, con un difensore come spesso facciamo in fase di possesso, quindi andare a variare queste situazioni qua tattiche sulle quali lavoriamo sempre. Poi il discorso della difesa 4 a 3, questo non è perché noi prepariamo quest'anno quello che dovremmo fare e poi l'anno prossimo viceversa, i moduli li fanno le caratteristiche dei giocatori, no? E noi dovremo capire e valutare quando finirà la stagione quali saranno i ragazzi che potranno restare con noi e quelli che riusciremo poi eventualmente, perché qualche ragazzo magari sarà integrato, e capire bene quelle che saranno le caratteristiche, e poi andremo avanti con il lavoro.